Un minuto con Padre Pio dalla chiesa conventuale, dalla sacrestia, della chiesa di Sant'Anna a Foggia, un luogo che ha visto la presenza di Padre Pio nel 1916. E oggi ci dà l'opportunità di raccontarvi invece quanto accadde nel 1915. Siamo nel mese di giugno, il 1° giugno del 1915. Padre Pio racconta nel suo epistolario al suo direttore spirituale qualcosa di straordinario, veramente straordinario, che lui lo racconta così quasi sbalordito, impaurito. Ascoltiamo, a me mi accade da molto tempo addietro che quando viene Gesù, quelle cose che tanto a me stanno a cuore di domandargli se ne sfuggono e solo ricordo quello che Gesù vuole che ricordo. Pensate un po'. Come pure è di solito accadermi quando Egli viene che mi sento spinto da un moto irresistibile di pregare e raccomandare a Lui delle persone che non ho mai visto e di cui non ho mai sentito parlare, e chiedere per esse quelle grazie che non mi passarono mai per la mente. A dire il vero, scrive Padre Pio, non mi è mai successo che questo nuovo modo di pregare abbia qualche volta il Signore lasciate inesaudite le mie suppliche. Non mi meraviglio tanto di questo secondo mistero per me, quanto mi fa meraviglia il primo. Qualche volta mi metto a piangere come un bambino, perché non mi sovviene da chiedere a Gesù quello che tanto mi sta a cuore, come ciò avviene che io non so capirlo. Temo fortemente l'inganno del nemico, scrive Padre Pio, e chissà me ne vado pensando che non sia io veramente nella rete del nemico. Aggiungete a tutto questo che il fin qui detto più che mai si va facendo ormai ordinario, questo gli accadeva sempre, da non molto tempo in qua. Padre, credetemi. Una delle tante spine che concorrono a rendermi sempre più aspro il martirio è appunto questa.